Bentornati sul nostro canale. Oggi vi proponiamo un altro video dedicato alla serie Nail Art. Difatti, avevo fatto questa Nail Art qualche giorno fa, però mi sono accorta che era davvero carina e quindi ho pensato facciamo un video così la posso condividere con voi e vi spiego un attimo come l'ho fatta. Non vi farò vedere come l'ho fatta perché ho semplicemente steso dello smalto, però voglio spiegarvi passo passo come potete realizzarlo a casa anche a voi. Come potete vedere, i toni che ho scelto sono stati quelli del nero glitterato e del rosa antico. Ho utilizzato lo smalto nero per il pollice e il medio, il rosa antico per l'indice e il mignolo e il nero glitterato per l'anulare. Vi faccio vedere adesso i prodotti che ho utilizzato per fare questa nail art. Per quanto riguarda l'unghia nera, ho utilizzato questo smalto della Kiko Rebel Temptation, che fa parte di questo cofanetto, lo faccio vedere, che mi hanno regalato tempo fa. Questo è un cofanetto proprio completo per la nail art. Questo era il posto per il nero che abbiamo utilizzato e accanto c'è anche color smalto color oro, brillantini, pennellino e poggia dito, diciamo, per fare la nail art. Comunque, se voi a casa non avete chiaramente questo set, va benissimo, potete utilizzare tranquillamente uno smalto nero che avete in casa. Comunque, tutti gli smalti che abbiamo utilizzato sono smalti semplici, quindi non sono né semipermanente né gel, quindi potete tranquillamente farlo, replicare questa nail art con semplici smalti. Per quanto riguarda invece il nero glitterato, ho utilizzato quest'altro smalto, sempre della Kiko, è della Sugar Matte, è il numero 646. Questo è uno smalto di qualche annetto fa, quindi non so se magari si trova ancora in negozio, penso di no. Comunque, se ce l'avete, l'avevate acquistato, utilizzate questo, altrimenti potrebbe anche andare bene un semplice smalto nero e sopra potete applicarci, darci una mano di smalto brillantinato. Oppure anche se avete uno smalto color argento, anche ci starebbe bene in alternativa. Poi, per quanto riguarda invece il rosa antico, abbiamo utilizzato un'altra linea, un altro marchio, infatti questo è della Bottega Verde ed è appunto un color rosa carne. L'abbiamo acquistato tramite il sito di Bottega Verde, un shopping online. Se non avete questo smalto che è proprio della Bottega Verde, comunque potrete utilizzare un altro tipo di rosa, un altro tono di rosa, o comunque anche del marchio Kiko ce ne sono che si assomigliano, insomma, a questa tonalità. Dopo aver steso tutti i vari colori e lasciato asciugare per bene, ho dato una mano di questo smalto trasparente. Questo qui è della Kiko ed è numero 200 e comunque va benissimo qualsiasi smalto trasparente voi abbiate in casa. Dopo aver lasciato ad asciugare molto bene anche lo smalto trasparente, che è fatto un po' da sigillante, diciamo così, diamo una bella passata di crema, vi consiglio crema mani, questa qui è della Bottega Verde e questa appunto l'abbiamo acquistato online. Se vi interessa vi lasciamo anche nella descrizione il link del video degli acquisti online di Bottega Verde, perché hanno davvero dei validi prodotti. E niente, questa insomma è la mia nail art. Bene ragazzi, spero che questa nail art vi sia piaciuta e se vi interessa l'argomento vi lasciamo qui sotto nella descrizione anche l'altro video che abbiamo fatto qualche tempo fa, sempre riguardante la nail art, un altro tipo di nail art. Se il video vi è piaciuto, se l'idea di questa nail art vi è piaciuta, lasciateci un bel mi piace e iscrivetevi al nostro canale.
Noi siamo anche su Facebook ed Instagram e vi lasciamo qui sotto nella descrizione, insieme agli altri video, anche i link di questi ultimi. Ciao, al prossimo video!